Siamo nei pressi di Narni. Nello sfondo è visibile il castello di Bussi, al tempo 1944 era occupato dal comando tedesco. Un giorno venne ucciso un tedesco e quindi il comando decise di uccidere 10 italiani se non si fosse presentato o se non si fosse preso l'autore del delitto. Furono incarcerate 10 persone e il sindaco fascista si offrì e propose ai tedeschi: o lasciate le 10 persone ed uccidete me. I tedeschi scelsero di lasciare liberi gli ostaggi e sindaco compreso. Chiamiamolo Podestà, come era detto. La sera dell'8 settembre eravamo la mia famiglia, unitamente alla sua e ad altre persone, nella zona di San Pellegrino, e fummo ospiti della sua grotta, dove c'eravamo varie persone, tra cui quella sera si combinarono anche due militari italiani che avevano rifiutato collaborazione al fascismo. Questi due militari erano approdati alla casa dove io abitavo, quindi anche loro ospiti miei, diventammo ospiti del sindaco, e pertanto il sindaco era consapevole, il podestà era consapevole che fossero due renitenti, però non disse nulla. A questo punto vedemmo nella valle che circondava Terni ogni abitazione di campagna aveva acceso un fuoco. Noi non ne sapevamo la ragione, non sapevamo che fosse l'8 settembre e che cosa volesse dire. L'indomani venimmo a sapere che c'era stato l'armistizio.